Bene signori, bentornati sul canale, io sono Pino Luna e questo è Formula 1 2020. Oggi siamo qui per occuparci della gara del Bahrain, la seconda del calendario, e spero che vada seriamente tutto bene. Ciao, abbiamo sudato 7 camicie per mesi in fabbrica, per non parlare di questo fine settimana. Oggi però è l'unico giorno che conta, non sprechiamo tutti questi sforzi e cerchiamo di confezionare un'altra gara da ricordare, d'accordo? Ti darò tutto il sostegno possibile dal muretto. Va bene, ho un casino di punti di ricerca e sviluppo. Penso che forse dovremmo guardare anche al telaio un po' di più. Ora, qui siamo secondi a partire dal fondo, qui ultimi. No, ha ragione lui. Ti do ragione, amico mio. Vai, sviluppalo. Credo dovremmo selezionare qualcosa del genere. Sicuro? Non saprei. Vabbè, qua ci dovremmo guardare. Bah, sì, dai. Seguiamo quello che dice lui. Quanta roba ho in corso? 4. Oh, bene. Ok, vediamo un po' cosa ne verrà fuori, eh? Ci ritroviamo qui in un circuito bellissimo, tra viste mozzafiato e battaglie all'ultimo respiro. Su chi verranno puntati questa volta i riflettori del Gran Premio del Bahrain? Le occasioni di sorpasso non mancano lungo i 5,4 km del circuito internazionale del Bahrain. La migliore è in curva 1 e poi poco dopo la curva 4. 15 curve in totale qui, 6 a sinistra e 9 a destra, con il rischio di vedere più di una gomma rovinata alla curva stretta numero 10. E come sempre, qui al mio fianco, nella cabina di commento, c'è un pilota di grande esperienza, Luca Filippi. Dimmi, Luca, non sei certo estraneo alla bagarre di curva 1. Come dovresti fare per tenerti fuori dal pericolo quando c'è così tanto movimento attorno a te? Ci sono tre cose a cui bisogna dar conto, Carlo: posizionamento, controllo e disciplina. Per prima cosa devi riuscire a ritagliarti un po' di spazio con la tua auto e assicurarti che tu abbia il tempo di reagire di conseguenza. Poi devi stare attento agli specchietti ed ascoltare i suoni che ti circondano per capire dove gli altri si trovino. Ed infine, non peccare di avidità. Solo perché vedi un varco non vuol dire che devi sempre lanciarti. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è Se questo valso. non ci interessa. Ok. È l'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti. Continuiamo così. Esatto, che era proprio quello che volevo fare. Non mi ricordo in che posizione sono. Allora, strategia di gara. Se potessi. Non saprei. Boh, tentiamo. Cerco di fermarmi un giro dopo, così utilizzo un po' di più la gomma rossa. In due va bene, ok, sì. Per quanto riguarda il carburante, dammene un po' di più come l'altra volta. E iniziamo, signori. Ah, sono nono, perfetto. Siamo già in teoria in zona punti. Oddio, antistallo. Questo giro cerca di portare la monoposto in temperatura. Vogliamo anche verificare che il cambio funzioni bene, perciò ingrana tutte le marce se ti è possibile. Fatto già una stronzata, aspettate. Quindi la prima stronzata l'abbiamo fatta, ragazzi. Due stronzate. Ho sbagliato la partenza con l'antistallo e la prima curva che sono finito lunghissimo. Ok. Spero di fare meno puttanate dopo. Nessuna pioggia prevista al momento.
Ok, vediamo di riposizionarci. Ok. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Porta pazienza. La cosa che non mi ricordo è: dov'è il mio compagno di scuderia? Aspettate. Check rapido. Mi sa che appunti qua ci vado solo io. Vabbè. Concentriamoci per la partenza che è meglio. No, mi avete rifatto la fiancata, stronzi, ma sono quinto. Adesso vediamo di tenerla. Sono entrato in una maniera un po' suicida, ma l'ho gestita bene. Non ho fatto manovre irregolari alla macchina intera. Un applauso per me. Grande, grandissimo quinto posto. Adesso vediamo come andrà avanti la cosa. Devo riprendere feeling con la macchina perché non tocco sto gioco da un paio di settimane. È qui! Aspetta, no! Tu vai a ti concedo l'esterno, se proprio devi. Bisogna che pensiamo ad allontanarci per bene, ragazzi, perché appena il DRS diventerà utilizzabile ci ritroviamo con un palo nel culo, e non solo in senso figurato, mi sa. L'assetto è bilanciato e reattivo come mi serve e come mi ricordavo, anche se non è abbastanza per combattere contro una Ferrari, mi pare, almeno tenerla dietro così sì, ma quando avrà il DRS diventerà complicato, molto complicato. Vabbè, io e le staccate ormai siamo una cosa sola. No. Ci stiamo avvicinando. Troppo tardi. Del pit stop. Monteremo gomme medie. Troppo tardi, nel senso, volevo costringerlo anche qua all'esterno, ma Dio! Scusami, mi vedi? Vedi che sto perdendo la macchina? Perché in quel momento, uscendo da curva 1, avevo toccato il cordolo e stavo perdendo di dietro. Potevi farti un attimo in là, no? Comunque, finché la macchina non si danneggia e non ci arrivano avvertimenti che stiamo facendo cose irregolari, tutto bene. Nessuno per ora ha detto niente, quindi tutto bene. Condizioni delle gomme ancora ottime. Ok, tra un paio di giri rientro per cambiarle.
Oh Gesù. C'è una adesso nuova strategia bisogna che sul DMF. No, mi va bene questa. Mi metto già di qua, così se deve proprio passare lo fa dove voglio io. Strategia sarebbe adesso. Ho anch'io il DRS? Non chiedetemi come. Okay, via libera. Ma io ce l'ho e lui no. Ah, forse perché siamo passati che lui era davanti. Perché c'è una bandiera gialla, non ne ho idea. 4,5 secondi. Non ho poi guardato la strategia alternativa, avevo altro da fare. Devo lasciare spazio, cazzo. Non ho letto cosa c'era scritto. Porca vacca. Ma non era qualcosa di irregolare da parte nostra, perché non l'ho neanche toccato Leclerc l'ultima volta che ha tentato di passare. No, porca puttana! Stavo perdendo di dietro, ho dovuto fare una correzione. Quella curva lì è stronzissima, raga. Anche con l'assetto migliore, se la prendi un millimetro sbagliata ti butta fuori. Cioè, intendo, se la prendi un millimetro sbagliata e la fai full gas. E se io non la facevo full gas mi superavano in tre. La finestra del pit stop è aperta. Aspettate. Vai, da bravo. Queste sono le gare che ci piacciono, ragazzi. Questo voglio. Combattere per il quinto posto, che è dignitosissimo con questa macchina. Ok. Gli ho dato un paio di metri in trazione. Adesso ci sarà il pit stop, vediamo quando si fermano, come si fermano. Almeno non ho mai sbagliato in modo importante quella curva lì, che diventa un casino se sbagli quella curva lì. No! Adesso mi ha superato qui che c'ho la macchina che non tiene. Non ho letto di sopra bandiera che cazzo gialla. Diceva per chi bandiera gialla, che è successo? Vabbè, ormai Leclerc l'abbiamo perso, ma rimaniamo quinti perché uno si è ritirato. Grande, ho gli stessi punti di prima. Ok, si è fermato con noi Ricciardo. Tu vai qui, io vado di qua. Pronti, vai. 2 secondi e 3, siamo davanti a Ricciardo, bene. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Ok, sono 19esimo, ho dietro Ricciardo e ancora dietro Bottas che si è ritirato. Poi un altro ritirato probabilmente sotto, 22esimo, e tutti gli altri che si devono ancora fermare. Devo scaldare le gomme perché ho già sbagliato due curve. Devo seriamente vedere di scaldare le gomme. Devi utilizzare il pulsante del sorpasso più sì, spesso. Sì, ha ragione. C'è molta energia da usare. Ha ragione, bisogna scaricarla la batteria.
perché se la tenete troppo carica, troppo a lungo, si rovina, non va bene. E dopo ve la pigliate in culo man mano che si va avanti. Porca di quella puttana, questa curva di merda. Compagno di scuderia rientrato. Dai, dai. Dai, c'è gente dentro. Prima che rientrino, prima che rientrino. Ok, siamo già dodicesimi, molto meglio. Ora si fermeranno anche gli altri. No. La vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. La vettura davanti a me è Verstappen, che non si è ancora fermato, altrimenti non sarebbe undicesimo. No, si è già fermato, altrimenti non sarebbe undicesimo. Cazzo, raga. Ma Leclerc? Lui non si è ancora fermato. Oddio. Che casino. Spero solo di ritornare quinto come prima, perché seriamente, quinto è una posizione stupenda per essere la seconda gara e avere la macchina non più prestazionale sicuramente sul campo. Quinto posto andava benissimo. Cristo. Avrà il DRS di nuovo? Spererei di no, ma da come mi punta credo di sì. No, ti lascio all'esterno. Ecco, sono quinto. Infatti davanti a me c'è Verstappen. Davanti a me c'è Verstappen con un distacco improponibile. Ci terremo il quinto posto. Sì, sì, distacco da Verstappen saranno 10 secondi, anche 20. Fa vedere, no, dice 13 secondi. Non ci provo neanche a prenderlo. Io direi che abbiamo dietro una Renault. Se non è troppo invasiva inizia a guidare in modo molto pulito e risparmiamo un po' gomme e carburante. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro.
قليل الصوارم نشيد الهباء ودرب القتال È tornato, ragazzi, è tornato. Ma porca vacca, stavo così bene con Ricciardo che era facile da respingere. È tornato alla carica. Vabbè, dipende da dov'è, fa un po' a schiaffi con me, con Ricciardo. Leclerc di nuovo, aiuto. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ah, 5 ne dobbiamo fare. 4 più questo. Madonna. No. Mi piace pochissimo il ruota a ruota in quella curva lì. Guardate che non mi risorpassi in quella sezione là davanti di quelle curve veloci. Perché veramente qualche santo viene giù. Cristo, devo lasciargli lo spazio. Non mi interessa se mi è venuto addosso perché non mi ha visto arrivare. Il distacco dalla vettura davanti è 18,7 secondi. Raga! Chiaro esempio di... non lo so, essere un'anguilla? Ho fatto due staccate impossibili, cazzo! Ne è valsa la pena. Oh, sono quarto. Come? Meglio. Meglio di quinto. Non capisco come ho fatto a finire in quarta posizione. Magari si è fermato un altro davanti. No, non lo so, non ho guardato, me ne accorgo solo ora. Altri due giri più questo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Va bene, va benissimo. Ho un pochino di margine, vediamo di far riposare le gomme. E il motore anche. Ah, ok. Margine? Chi ha parlato di margine? Io non l'ho detto. Chi ha detto margine? Alla carica! Arrivo anch'io!
Guarda, ti prego, vedimi, vedimi. Bravo, ok. Se non mi avesse visto avrebbe chiuso la curva e mi sarebbe finito esattamente contro la ruota davanti, tipo palla da demolizione. Invece mi ha visto, si è scostato, mi ha lasciato passare. Cioè, più che passare, mi ha lasciato lo spazio. Grazie, signor Leclerc. È ancora qui. Vabbè. La cosa che mi preoccupa è... Ma se... Oh, che cazzo vuole? Mi ha toccato. Mi ha toccato di dietro, mi ha fatto andare un po' lungo. La cosa che mi preoccupa è... Ma se nell'ultimo rettilineo dell'ultimo giro riesce a superarmi, che non ho ancora attraversato la linea del traguardo, sono autorizzato a madonnarli tutti? No! Aspetta! Ho il DRS, che bello. Ecco, quello che non voglio io è che succeda questo che sta succedendo adesso, ma subito dopo la curva. State dietro voi. Vedete alla fine, ragazzi, che avere la trazione migliore nel modo giusto aiuta. Io li batto in trazione nelle curve lente. Distacco dall'auto davanti, 24,2 secondi. Ok, ok. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Uno ne devo fare. Anzi, fammi mettere la miscela grassa, non mi interessa. No, anzi, intorno alla standard la grassa la mettiamo dopo negli ultimi due rettilinei. Sti buono, signor Leclerc, per queste curve qui. Ok, modalità sorpasso, miscela grassa, gli lascio l'esterno. Dai, non ci ha neanche provato. Ultimi metri! Oh! Madonna! Questa è stata bellissima! Questa è stata bellissima, ragazzi! Ho fatto un paio di salvataggi da manuale. Oh, che bello! Pilota del giorno sono. C'è area di festa al box oggi, dopo una fantastica vittoria qui a Sakhir. Ovviamente un grande applauso va fatto a tutti i membri della scuderia. Luca, cosa credi abbia fatto la differenza oggi? Credo che la vittoria sia merito di una gestione oculata delle gomme e di una guida senza sbavature. Una combinazione che ha consentito di ottenere il massimo dagli pneumatici per l'intera gara. Scopriamo in che modo questo finale ha modificato la classifica pilota. Forte di una brillante prestazione, Max Verstappen si insedia al primo posto della classifica. Allora, Luca Filippi, chi sceglieresti come pilota del giorno? Sono settimo in classifica. Che bello. Splendida rimonta. Non è facile farsi largo nel gruppo in quel modo in Formula 1. Gran bella gara. Sì, poi ho fatto un paio di salvataggi veramente incredibili. Va bene. Il suo vantaggio in classifica. Oggi la scuderia Mercedes ha dato una prova di forza e ha risalito la classifica. Noi quanto siamo? Quinti, bene, bene. Mi sento euforico e stremato insieme. A risentirci per il prossimo Gran Premio. Prestazione stupefacente. Non mi sono dopato. Stavi zigzagando tra gli altri piloti durante la corsa. Direi più che altro che la macchina era maneggevole, cioè nelle curve lente aiutava tantissimo, anche se sono indeciso perché pure qua, cioè la trazione che avevamo non scherza, però in rettilineo ci davano comunque la paga, quindi direi questo. Stai sorprendendo tutti. Qual è il tuo segreto?
cioè, ho investito tanto nella macchina e sono bravino a guidare. Ti ringrazio. Arrivederci, signorina. Oh, che bello, incremento della fame. Incremento della fame combinato. No, non siamo in Africa, dai. I soldi? Dai, che palle, ce l'avevamo quasi. Vabbè. Vediamo un po' al quartier generale della scuderia. Cos'è che dobbiamo fare adesso? Ok. Attività. Abbiamo un bel po' di roba. Allora. Questo di sicuro lo facciamo. Questo lo facciamo e... No, questo qui è l'allenamento a riflessi. Ok. Messaggi. Abbiamo messo su una stima delle prestazioni della nostra auto rispetto a quella degli avversari. Questi dati cambieranno ogni settimana, dato che gli altri team installeranno nuovi aggiornamenti. Quindi ritengo fondamentale non trascurare la sezione RS. Tranquillo che gli ho incaricati di farmi 4 lavori, quindi non sto dormendo su quel fronte. Quindi, sì. Comunque ci sta, perché anche se siamo tra gli ultimi, ho l'abilità di fare da tappo, che senza quella saremmo arrivati forse decimi. Vabbè. Ricerca e sviluppo. No, non posso fare niente. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Qui siamo messi ancora bene. Sì. Sono sempre andato d'accordo col circuito del Bahrain. Vediamo un po' qui cosa dice. I pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Oh, grazie. Per la prossima sessione. Al momento non hai nessuna rivalità. Prima o poi la stampa ti chiederà chi consideri come tuo rivale. Ma sì, ci penseremo. Sì, sì. Perché guadagnerai fama se riesci a batterlo, ma ne perderai altrettanta se non riesci nell'impresa. Sì, padrone. Cosa? Che è successo? Scusate, ragazzi. Aspettate! Non vedo più un cazzo!